Grazie Presidente. Prendo spunto dalle parole della Presidente della Commissione Urbanistica, consigliera Donatella Iorio, quando dice che l'argomento non si limita all'aspetto urbanistico, per chiarire che il mio intervento chiaramente di sospensiva, chiaramente non era riferito al progetto in sé né a tutto il lavoro fatto dalla Commissione Urbanistica, ma prendeva spunto da due dubbi che mi erano sorti e che avevo esplicitato in una riunione con i miei colleghi del Movimento 5 Stelle. Stranamente, quei dubbi che io avevo espresso in forma, diciamo, riservata, perché era una riunione riservata, in qualche modo, furono noti ai componenti, il consorzio, perché mi arrivò successivamente una email in cui mi si chiedeva conto dei miei dubbi, che io confermai e a seguito poi della appunto questo successe dopo la commissione urbanistica, dopo l'espressione della commissione urbanistica. E io comunque chiesi la sospensiva per poter approfondire ulteriormente ed avere un parere competente. Dopodiché però arrivò una nota di uno studio di avvocati a nome e per conto dei membri del consorzio. E quella nota, da quella nota scaturirono ulteriori dubbi. Purtroppo, fu girata da qualcuno, io non ho avuto tutta la, corrispondenza, come ha dichiarato il presidente De Vito, lui si fece carico di inviare ai capigruppo, la nota di risposta del PAU e poi ce l'ha girata in via informale. Quindi in questa forma piuttosto strana. Mi è arrivata una dichiarazione da parte del PAU che non può ovviamente entrare nel merito delle questioni che io invece avevo posto, perché come giustamente, ripeto, ha detto la Presidente della Commissione Urbanistica, non sono soltanto questioni strettamente urbanistiche. Quindi io non posso far altro che rilevare che non avendo ottenuto risposta dai dubbi nati proprio dalle lecite, opportune dichiarazioni espresse dallo studio legale che difende gli interessi del consorzio, io non ho avuto risposta e quindi quei dubbi si sono confermati. Chiaramente io chiederò il verbale della capigruppo di oggi perché vorrò capire come mai il segretario generale abbia ritenuto non essere di sua competenza la risposta a quei dubbi, perché secondo me le esperienze brutte o cattive, si vinca o si perda, servono sempre per imparare qualcosa. Quindi sicuramente da questa esperienza io imparerò qualcosa di più. Rimane però il fatto che i miei dubbi purtroppo si sono rafforzati e che la validità di tutti i nulla osta e di tutta la procedura non sia ancora, non si possa non ritenersi perfezionata. E quindi i dubbi avevo e i dubbi mi sono rimasti. Grazie.